come avere il piacere di ospitare per il secondo anno consecutivo, ma in maniera più importante, una società come il Tivo Verona in questo splendido scenario che da piede di calore poi avrà tutta la zona. Ha detto giusto, un piacere. Ecco, questo è il sentimento che provo, che abbiamo provato come consigliere comunale, che abbiamo provato come comune, municipalità di Piede di Calore, nel accogliere per la seconda volta il Chievo Verona. Per noi si tratta di un orgoglio, veramente. C'erano dei cittadini nei giorni scorsi che dicevano prima di andare alla conclusione del campionato, speriamo che arrivi il Chievo della Serie A. Non ha nessuna importanza. Abbiamo avuto l'opportunità, il piacere di conoscere una squadra che è veramente sintonizzata con la nostra lunghezza d'onda. Una squadra che riesce a parlare alla nostra gente. Una squadra semplice, fatta soprattutto da una classe dirigente eccezionale, che si è sintonizzata subito con quella che io chiamo la nostra lunghezza d'onda, che è una lunghezza d'onda fatta di montanari. Noi siamo in montagna, quindi amiamo la gente semplice, e non può non esserci piacere di raccogliere la semplicità di una squadra come il Chievo. Semplicità all'interno della compagine sportiva, la quale non entro nel merito, ma mi permetto soltanto di dare un giudizio positivissimo per quanto riguarda i suoi dirigenti, che con i quali siamo trovati bene subito, e avremo modo quest'anno di perfezionare questo rapporto che è diventato non tanto di ospitante accogliente, ma è diventato un rapporto di amicizia.